Ci sono aziende che non potranno inserire tutti questi aspetti perché no, per la naturalezza della loro azienda non ha posto, no? Allora stiamo parlando di tutte queste possibilità, che questo non deve fare sentire un senso di colpa, lo faccio male, no? Perché ritorniamo, noi siamo, la valutazione della visita di ieri è approvato alto, lo ricordo, tante volte come ci vuole. Ma adesso andremo questa mattina, spero alla fine, avremo immaginato quello che potrebbe fare un eccellente, capite? Ciò non vuol dire che lo facciano male. No, ma non si sta rispetto pensando. A che lo fanno male, quello che potrebbero fare. Forse loro, se sanno quello che possono migliorare, lo faranno e diventeranno una valutazione più alta. Questo è lo scopo. È un esercizio, non è una critica che stiamo facendo, per carità. Non è un'editoria. Mai sia, cioè non esiste proprio questa cosa. Questo è perché tra tutti impariamo quante cose possiamo mettere, quante cose possiamo estrarre di una visita di azienda. Questo è la mia missione qui, era questa, non era giudicare nessuno. Io, per carità. No. Ma evidentemente non siamo nessuno per dire qui che cosa deve fare. Questo sta chiaro, noi siamo qui per fare un esercizio. Per imparare. Per imparare, per avere un esercizio, avere una visione, penso, una visione più diversa di quella dell'inizio del corso, no? Di tutto quello che può dare questo tema della visita in azienda. Andiamo avanti. Condizioni di visita, informazioni sulla visita. Condizioni di visita, pensate che sono ben date le condizioni? Cominciamo per questo lato adesso. Tu. Condizione di visita, la comunicazione. Stiamo parlando dell'informazione. Pensi che le condizioni della visita si sono fatte sapere? Beh, nel vostro caso, se non avete guardato il sito, ma abbiamo cominciato la giornata oggi guardando, Bene. Allora, ma la condizione, non stiamo parlando? Le condizioni di visita, sono quattro campi qui. Condizione di visita, contenuto della visita, come arrivare fino all'azienda e dove recarsi per l'inizio della visita. Sono queste quattro informazioni che dobbiamo rispondere se pensiamo che sono date o non sono date. Sì o no? No, secondo me no. No. Condizioni di visita? No. No. Anche secondo me no. 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 Cosa intendete per condizioni di visita? Condizioni di visita. Prezzo, ora d'arrivata, come prenotare, tutto questo, condizioni, possono entrare gruppi da quante persone, possono entrare, bambini non possono entrare, persone con mobilità ridotta non possono andare. Quindi come organizzazione della visita. Sì, la comunicazione, stiamo parlando se la informazione che danno è corretta, se è adatta, se le condizioni di visita sono date o non sono date bene. Se l'hanno comunicato o non l'hanno comunicato bene. Ma io forse in questo caso sì. Pensi di sì. Bene, uno sì, 13. Ok. Ci sono condizioni di visita? Ce ne sono. Ma non ci sono tutte.
Questo sarebbe il riassunto. Ce ne sono veramente, perché dicono lunedì, mercoledì, da aprile a giugno. Un'altra cosa è che una delle visite sono visite che noi non abbiamo visto, non l'abbiamo fatto questa visita che loro comunicano. Allora, la visita che noi abbiamo fatto non c'era. In qualche modo hanno comunicato che sono aperti alle visite. È incompleta, la visita è deficitaria, la informazione sulle condizioni di visita non sono ben fatte, non sono tutte quelle che dovrebbero essere. Contenuto della visita? Sì? Pensi che sta spiegato quello che si farà nella visita bene? Da quello che hanno fatto vedere nel sito, sì, perché vanno a vedere, perché poi dopo nella realtà, vabbè, torniamo. No, allora non va. Allora, se quello che tu fai nella realtà non è quello che ti dicono che farai, la informazione non è esatta, non è adatta. La informazione che loro danno deve corrispondersi con quello che tu fai. In questo caso parliamo di contenuto. Quello che dicono che farai e quello che hai fatto? Questa è la domanda. Okay. Sono d'accordo sulla qualità dell'informazione, sono deficitari, però il fatto che comunque hanno fatto il tentativo di informare attraverso il sito, attraverso il web, eccetera. C'è discrepanza tra, giustamente, realtà e pubblicità. Si pensi che non ha concordanza tra quello che dicono e quello che è la realtà, allora devi dire di no, che il contenuto non è quello che era solo da migliorare. Parlano di un contenuto che poi non è giusto quello che fai. E allora no. Allora la informazione, la comunicazione non è corretta, non è buona. Sì. Quanti pensate che quello che comunicano del contenuto è corretto, si dice? È corretto. Secondo il suo punto di vista, allora no. Due sì? Tre sì? Io penso che il contenuto che spiegano là deve essere verità, deve corrispondersi alla realtà di quelle visite che fanno di aprile a luglio, soprattutto per il scolastico, non con quello che abbiamo fatto noi. Magari specificare che se le visite si fanno in un altro periodo... È un altro prodotto, in ogni caso. Allora dovremo fare l'esercizio quando faremo la seconda parte delle proposte. Dovremo pensare se da aprile a luglio faremo questo prodotto, da agosto a marzo un altro, e lo comunichiamo, faremo quest'altro prodotto e lo faremo così. Ok? Come? Sono? No, non sappiamo, perché loro non comunicano, ma noi siamo andati a ottobre. Ottobre, no? Allora non sappiamo. Non lo comunicano. Come arrivare fino all'azienda? Lo spiegano? Lo vediamo? Dovrebbe esserci una mappa di indicazione. Prima questione. Non siete tutti quando abbiamo fatto il commento della corrispondenza dell'immagine del sito con le visite, quello che le aspettative che visite guidate, vediamo. Sì. Visite guidate. Vediamo.
c'è qui. Qui non c'è, c'è scritto l'indirizzo. Ma se tu vai a questo indirizzo, non so se tu hai fatto questo, hai messo sul Google Maps questo, e cosa ti ha, dove ti ha portato? Ok, al cuore dello spirito, nel convento, dimmi. Perché arrivava da Brindisi, perché arrivava da Lecce, anche per le persone esterne, quindi credo che una giusta indicazione sia, per esempio, come hanno fatto loro sulla vostra presentazione, chi arriva da Brindisi deve prendere questo tipo di trasporto che porta poi a questo tipo di all'azienda, quindi credo che per chi viene da fuori un'indicazione del genere credo che non sia utile, insomma. Forse vi ha informato meglio loro, sì, dalla come propria, hanno fatto dalla loro, propria per azienda, no? Sì, per esempio voi avete scritto chi viene da Brindisi può prendere, anche per le persone esterne, sì, cioè anche un'indicazione così credo Beh, che sia adesso utile. Andiamo a vedere dove dice contatto, ma qui c'è soltanto questo scritto e adesso non costa nulla mettere veramente un'indicazione, a parte l'indirizzo, entrata per porta principale, strada tal, o prossimo a sinistra, non so, ma anche non costa nulla mettere un link con il Google e poi mettere, adesso si può fare, quello, come si dicono? Una puntina e si apre e dice entrata da la la la, capite? Non costa nulla fare un link qui. Adesso vediamo il contatto, se c'è. Qui ancora peggio, perché dice info generiche, amministrazione, qualità, acquisti commerciali e basta. Forse qui potrebbe dirsi visite agenda o il giardino l'orto botanico, ma neanche qui è lo mappa. Dove deve essere, sempre deve facciali, se fosse qui starebbe bene, ma anche non è il luogo adatto, più adatto. Devi evitare che quando uno sta cerca, è interessato in una cosa, deve cercarlo nell'altra parte. Tutto quello che possa essere, quando tu stai vedendo come condizioni di visite, logicamente, la logica porta a pensare che non deve cercare nell'altro, né come contatti, né in nessun'altra parte. Deve essere la informazione, deve essere là. La faremo adesso, sì, voleva arrivare alla fine di questa parte. Come arrivare fino all'azienda? Allora, cosa mettiamo sulle informazioni? C'è l'indirizzo? Sì? C'è. Può migliorarsi, no? C'è, ma... Sì, tu pensi? Sì? No. Si può fare ipotesi. Tu? Sì? No. Tre. Dilla. E anche quelli che lavorano dentro l'azienda sanno spiegare come arrivare. Ah, no? Io andando su Google Maps mi sono uscite due aziende, no? Chiamando, ho detto dov'è che devo fare il centro, devo fare una visita. Ma non mi ha detto la strada, ho detto da dove vieni? Da Gagliano, là devi fare Gagliano, Monte Santo Alessano, al campetto girare a sinistra, mi ha fatto una lista di vie. Insomma. Allora pensate lo sforzo e l'investimento di tempo che rappresenta per i lavoratori che devono dare queste spiegazioni ogni volta che cada persona, ogni persona telefona per domandare.
è una persa di tempo. Questo si mette bene spiegato una volta sul sito e basta. No, non si spende più tempo con le telefonate per ogni persona domandando come si arriva. E bla 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 bla, 5 minuti per esplicare. No, 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 non mi ha capito bene. E, questo no, si può evitare, no? C'è anche da dire che poi siamo italiani, no? Nel senso che io posso fare il sito più megalattico possibile, può arrivare con l'aereo, può arrivare con la bicicletta, può arrivare a piedi, può arrivare con, la, sì. con il triciclo, può arrivare con tutti i mezzi. Però c'è sempre il cliente che ti chiama e dice come faccio ad arrivare? Per forza. E comunque sia, anche con il sito completo tu devi dare una giusta comunicazione. Ma questa non è la soluzione, perché stiamo parlando di turismo e se loro fanno visite, attenzione, fanno le visite da aprile a luglio, agosto, come ci ha detto, qui il turismo c'è l'estate, allora giugno, luglio, agosto potrebbero attirare questi turisti e questi turisti forse non parlano italiano. Forse non sono adatti e forse non sanno parlare italiano e forse fanno una telefonata alle persone che prendi il telefono nell'azienda, neanche parla tedesco. I turisti all'esterno, tutti fuori dall'Italia, sì. Grazie a Dio, sì. Mandano le mail. Possono mandare un'email, forse se lo vedono scritto qui le indicazioni per arrivare, si risparmiano fare la mail. Tutto quello che deve facilitare l'accesso deve mettersi a mano, perché non costa nulla, è mettere 2 righe e un link, soltanto questo. Bene, allora se vi sembra bene facciamo l'ultimo e facciamo la... Allora siamo 2, 4, 4 di no, 5, 6... Tu pensi di sì, con l'indicazione che mettono là è abbastanza. Hanno preso con meno considerazione. Sì, ma tutti diamo, tutti assimiliamo. Che faremo la domanda di come arrivare. Se tu qui spieghi come arrivare, risparmi le domande, risparmi tempo di quella persona che deve fare l'email o la telefonata e quella persona che deve attendere l'email o la telefonata. Perché lo farei 500-600 volte e non hai bisogno. Tu lo metti sul sito web e basta. E forse ti arriverà ancora 4 telefonate, ma no, 500 telefonate. Questa è l'idea. Stiamo parlando di comunicazione, se è ben fatta o non ben fatta. Allora, siamo d'accordo tutti? Di no. Questo non vuol dire che non ci sia l'informazione, eh? Tutti siamo arrivati ieri. Sono positivo. E dove recarsi per l'inizio della visita? Pensate che è bene spiegato dove deve andarsi? No, no. Bene. 10 minuti per fare un caffè? 15 minuti, beh. Scusate, prima del caffè. Francesca, veramente una ragazza molto molto impegnata e anche molto gradevole. Adesso siamo nel disegno della visita. Andremo abbastanza più presto perché non vorrei non avere tempo della parte più interessante che sarà quella delle proposte. Va bene? Allora,
il disegno della visita, concettualizzazione, la modalità della visita. Ciò sarebbe se pensate che la modalità della visita, la concettualizzazione è stata ben fatta o non è stata ben fatta? Sì, no? Ni. Ni. Ok, no, dai, no. No, sì, no. No. No? Ni, Ivo è lo stesso, ok. No. Sì, ma non bene. No. Sono due sì. Dieci no. Un ni e un bo. Va, sta bene. Il percorso. Vi è sembrato... l'ho adeguato il percorso? Cominciamo adesso per qui? Percorso fatto? No? Sì. Sì. No. Due sì? Da vicino. No, veramente fa un po' strano trovarti il benvenuti alla fine della visita, no? No, no, ma percorso si vede tutto quello che deve versi per capire il processo di produzione. Allora si può farsi in altro modo? Sicuramente sì, si può fare in altro modo. Quello è lo script della visita. Sarebbe il discorso che si fa della visita, quello che era il, non ricordo mai, il script. Allora, per le sue, giustamente per le sue alte qualità professionali, la guida è stata positiva. Sì. Penso... L'esperienza turistica è stato... Stato bene, no. Corretto. Okay. No. Dialettica... No. Sei no, gli altri sì. Stiamo un po' ripetendo quello che abbiamo fatto ieri, ma adesso lo mettiamo matematicamente sulla scheda. Se ve ne dicono che gli italiani e gli spagnoli non capiamo troppo bene le matematiche, ma spero che... mezzi imprati. Eccomi. Ah, sì, sono i risorsi che si hanno usato, se c'erano sì, interessanti, gli audiovisuali, le brochure, quelle... No. No. Non ci hanno dato manco una cosa di camomilla da assaggiare. No, questo lo trovo. 80.000 al giorno, uno. Hanno illustrato, però, perfettamente, voglio dire, i mezzi erano abbastanza, il signore parlando, No. 1.13. La dimensione del gruppo, pensate che è stato adeguato per fare la visita? Cominciamo? Fate come volete. No. Tu sì? Pensi di sì? Sì? Per gruppo intendo il nostro gruppo. Sì, il nostro gruppo sarà, il gruppo era adeguato. Sei sì, 8 no.
particolarmente io sono rimasto a volontà con gli ultimi sempre. A volte andava prima, ma poi restava l'ultimo. Tante volte mi ho trovato che io non sentivo quello che si diceva perché era troppo ritirato, e anche, per esempio, dove c'è stata l'ultima parte della visita, nel secondo laboratorio, 28 minuti, ci sono state 7 persone che non capivano dentro. Lo spazio c'era, è stata la guida che non ha gestito bene. No, non si preoccupava, ma penso che il gruppo era troppo grande per la dimensione. C'erano posti di sì, andava bene, ma per esempio nel secondo laboratorio, il primo siamo rimasti ancora nella porta, ho visto che tutti potevano sentire, non entrare. Ci sono persone che non hanno entrato nel primo laboratorio, ma nel secondo ci sono persone che non hanno potuto passare, sono stato nella stanza previa e non hanno potuto entrare perché non era possibile, perché c'era la ragazza lavorando e poi non si capiva più. 28 minuti un'altra volta. E dove si è fatto? Dove c'è stato più interventi, più il colloquio finale, che si è fatto, non si deve fare sempre alla fine della visita, si deve fare offrire la possibilità che si facciano quelle domande che ciascuno vuole fare. E là, forse un po' improvvisatamente, perché si è visto che finiva la visita, ci sono avuto diverse intervenzioni, penso che sono state 8 persone che hanno fatto intervento. Ma sono 28 minuti, altre persone sono rimaste là. Io, per esempio, sono stato guardando, ho visto che ci sono una parte di persone, ci sono 6 persone che si sono disconnettato assolutamente, altre che sono più implicato nel dibattito, in quello che si parlava. Se anche non hanno fatto un'intervenzione, ma si capiva che con la testa si seguiva con attenzione quello che si parlava. Ma quelli che siamo rimasti fuori, io non ho sentito bene tutte le intervenzioni, non l'ho sentito, e nemmeno le risposte. Ho potuto fare il seguimento, ma non ho potuto sapere cosa si diceva. Segnalamento di sicurezza. No? 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 Quelli che c'erano per i laboratori? Sì. Sì? No? 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 Una e tre. Il regalo per i visitatori? Qui c'è unanimità, Attività partecipativa? No. Il processo di prenotazione non lo sappiamo, perché, ma dobbiamo fare le ipotesi sopra quello che fanno di abitudine. Pensate che c'è un processo di prenotazione stabilito? Sì. No? Sì? Secondo internet? Sì? Sì? No? No? E lei? Processo di prenotazione, pensi che c'è stabilito? Ok. Male, ma li danno.
quattro pensano di no e 10 di sì. Veramente c'è come fare la prenotazione nel sito, il telefono deve farsi. Canali di vendita, pensate che ce l'hanno? Sì? Canali di vendita, pensate che l'hanno? Ce l'hanno? Canale di vendita, in questo caso non si può parlare proprio di un canale di vendita, perché il canale di vendita sarebbe loro stesso attraverso il suo sito, no? Ma quando parliamo di canale di vendita dobbiamo dire se se c'è sull'offerta della regione, con quello che se andate nella regione, alla Puglia o non so, Turismo Salento, cosa si può visitare, cosa si può fare, se trovate là l'offerta della visita di San Demetrio oppure no. In questo caso penso che facendo l'eccezione del suo proprio canale, proprio che è il sito web, non usa canali di vendita, e neanche penso che la visita non è a pagamento, ma si potrebbe vendere gratuitamente se vogliono farlo attraverso per esempio questi portali di turismo. Ma sono interessati a stimolare queste visite? Vogliono incrementare le visite? Allora, questo non vuole dire che se è buono o è malo, no, è una decisione dell'azienda questa. Non è il loro scopo principale, secondo me. No. Non è uno dei loro obiettivi principali. I loro obiettivi sono i venditori. Sì. Secondo me. Sì, ma invece offrono le visite da aprile a luglio? Offrono le visite con una condizione di visite e spiegano quello che si fa, quello che si può vedere, dove puoi prenotare. Le farmaciste non li fanno. Sì. Sì. Penso che hanno pensato nella possibilità di offrire queste visite, ma non sono impegnati a promuovere queste visite, perché forse non hanno pensato che possono trarne nulla per la loro strategia commerciale, perché pensano a noi il nostro scopo non è comunicare direttamente all'usuario, all'utente finale, no? Al consumatore finale. Il nostro scopo è questa parte didattica delle visite per le scuole e per i professionisti, eccetera. No? Allora no. Ma l'avrebbero propagandata anche nel sito. Una fotografia con una scolaresca l'avrebbero messa sul sito? Non c'è. No. Foto sé. Con le visite sì, ci sono. No, ma ci sono fotografie con le visite, ma quella là, c'è una manifestazione con la Coldiretti. Lo lasciamo qui, che pensiamo che c'è, ma non tanto come canale di vendita, non li usa. Ha nella propria portale dell'azienda. Organizzazione conferma, non lo sappiamo perché è stato fatto. Avete stato voi che avete fatto il processo e non sappiamo quindi se l'organizzazione e la conferma sta fatta. Stiamo parlando di gestione di prenotazione adesso, non parlo dell'organizzazione in quanto a fare la visita, parliamo del processo della prenotazione. Il preventivo neanche lo metteremo nulla perché non sappiamo se se hanno fatto il conto di quanto spendono per attendere le visite. In ogni caso sarà molto poco. Parcheggio, pensate che hanno
pensato nel tema del parcheggio? Parcheggio c'è. In abbondanza c'è. Sì, accoglienza dei visitatori. Adesso stiamo parlando di accoglienza, accoglienza dei visitatori. Parcheggio, pensate che, è un po' qui possiamo, dovremmo prima di dire sì o no, non so come avete fatto la risposta, se l'avete fatto, ma qui se può avere persone che hanno contestato con una visione della domanda e persone che hanno contestato con un'altra visione, perché se contestiamo parcheggio per visitatori c'è, ne ha. Ma se abbiamo pensato il parcheggio pensato specificamente per i visitatori, non lo sappiamo, ma non lo dimostrano. Sanno, sicuro sono, non è un problema, c'è. Ma no, l'apparenza non si vede. Ossia, è evidente, tu vai là, ma puoi parcheggiare e non sai se la macchina che c'è accanto è di un operatore o se un visitatore o se è un commerciale, o non sai di che. Non è organizzato il parking in questo modo. Insomma, come abbiamo detto, il parcheggio. Se noi partiamo dalla base, come abbiamo detto, del parcheggio chiaramente pensato per i visitatori, dobbiamo convenire forse che no. Parcheggio c'è, questo è evidente. Andiamo all'area di ricezione. Cosa vi è sembrato l'area di ricezione? Che avete messo? Vi sembra appropriata? Dobbiamo convenire che noi siamo fortunati, perché immaginate questo in pleno luglio o agosto, no? In luglio fanno le visite, immaginate, sono stato 15 minuti o 20 minuti prima di muoverci là e abbiamo dovuto ricominciare perché sono arrivate più persone. Ritorniamo all'inizio e là, sotto un caldo, sotto il sole di giustizia, non è la ricezione, penso che no, o forse all'inversa, un dia di pioggia, no? E se l'hanno, non ce l'hanno mostrato, perché avere possibilità, lo sappiamo, il Signore ce l'ha detto, ci sono possibilità, e probabilmente dove abbiamo finito la visita, che è il benvenuti, probabilmente vicino di là hanno una stanza più adeguata, ma la nostra esperienza è di stare in piedi sotto il sole, si poteva resistere molto bene questo sole, ma non ce l'hanno mostrato, la ricezione non è l'adeguata, se dobbiamo giudicare per quello che abbiamo visto. La riservatezza, ci hanno fatto conto di quello che dobbiamo avere in conto, che non possiamo fare, che non dobbiamo, sì, ce l'hanno detto, la fotografia, d'accordo? Non sappiamo se c'è altra cosa, forse soltanto questa, ci hanno detto l'unica cosa, non si possono fare fotografie, personalmente non so perché, cosa non si poteva fotografare, ma quello che ci hanno detto, no? Ci hanno detto soltanto nell'esterno. Allora dobbiamo pensare, sì, mantenere l'igiene. Non ci hanno dato nessuna istruzione in questo caso, stiamo parlando dell'accoglienza dei visitatori, quello che ci dicono quando arrivi, se dobbiamo osservare alcuna istruzione per la sicurezza, per l'igiene, questo che all'arrivata, quando siamo arrivati,
ci dicono, osservate questo, che se le righe, o ci hanno detto, pensate di sì, pensate di no. Pensate di no. Sicuro? Ci hanno detto, non entreremo, vedremo attraverso il cristallo per questioni di igiene. Loro hanno coscienza del fatto che entrino i visitatori in un spazio di lavoro dove si lavora con erbe che devono avere un controllo di sanità e di qualità che non si può... la catena deve essere sempre la tracciabilità, no? Deve essere accurata. Allora, io penso che si è dato l'istruzione. E questo, ritornando a quel punto che abbiamo fatto prima, forse, probabilmente, se non ci hanno dato né per i piedi né per i capelli, tutti quanti, è perché la legge non ci obbliga per gli spazi che noi andiamo a avere queste precauzioni. Ci hanno detto, lo dovete vedere da fuori, vuol dire che ci hanno dato l'istruzione di, in questo caso, di mantenere l'igiene e ci hanno pensato. Continuiamo. La benvenuta, presentazione. Adesso sì, voglio domandarvi a ciascuno cosa avete messo. Sì? No? No? Sì. Sì. Ah, è vero, sì. Siamo 13 allora. Sì. Parecchi, eh? Sì, sei no. Beh, la presentazione, penso, secondo me, non è stata adeguata. Non è stato adeguato. Lui è stato molto corretto, molto... Cosa? Ah, no, 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 non ho messo nulla, ma... Siamo tutti d'accordo a mettere 14? O se c'è qualcuno che pensa di no? 14 sì. Che altro? Il parcheggio. Secondo abbiamo deciso, diciamo, il parcheggio c'è, ma non si è proprio organizzato per i visitatori. La benvenuta presentazione, faccio il commento di dire perché penso di no, perché non ci hanno presentato l'impresa, non ci hanno nemmeno spiegato da dove viene il nome, perché uno aveva la storia da raccontare, secondo me hanno spiegato poi. Non lo sai? Ah, tu lo sai? Sì, puoi spiegarlo lei, per favore? Sì, beh, tranquillamente sì, che c'è un'immagine di sole, dicevo io. Questa immagine della Santa Sofia Cristo in sole. Quel sito si chiama San Benedetto, non ho capito la zona. Sì. A me piacerebbe, se vuole farlo, spiegarmi quello che mi ha spiegato a me, perché riprenderemo una discussione che c'è un'idea che... lui ha parlato ieri sopra la salentinità dell'azienda. E forse quello che ha pensato il Signore, se sa quella storia, come si dice, il filtro dell'impressione sarebbe un po' diversa.
Lui ha impiantato questa azienda a Verona. Parli del proprietario, eh? Vabbè, lui è, si chiama Ricchiuto Giuseppe Maria, e è partito nella Guardia di Finanza negli anni 60, dopo 6 anni si è congedato per fare avviare questa attività ed è riuscito, cioè voglio dire, con l'Università di Bologna, si è impegnato con dei professori dell'Università di Bologna e ha scoperto, sembra, la propoli, il propoli, come si chiama? Sì. La propoli. Vabbè, ha impiantato questa azienda a Verona, ma per parecchi anni. Poi si è trasferito qui dopo che aveva già avviato da anni l'azienda a Verona. Perché si è trasferito? Si è trasferito qui intanto per l'affetto, il collegamento, cioè vabbè, la salentinità probabilmente non la sente come la dovrebbe sentire, non la pubblicizza come la dovrebbe pubblicizzare, però forse non la sente come noi, cioè anch'io la sento. Ma per quanto riguarda l'azienda, evidentemente Cor Suo la sente perché ha trasferito una delle sue aziende qui, per cui ha impiantato in un terreno di suo padre, di suo nonno, San Demetrio, appunto, l'attività, è partito da lì, poi ha comprato i terreni tutto intorno e ha impiantato questa azienda. Cioè, voglio dire, ritengo che il legame col territorio, con la terra salentina, penso che ce l'abbia il proprietario. Allora, questo è una bella forma di presentare l'azienda. E non l'ha fatto. È un'altra opportunità persa. Di creare un'empatia, di guardare con più carino, no? La visita che faremo poi. Tu presenti questa storia personale, ha ricevuto il suo nonno questa terra e mettila veramente, perché è interessante per il business, perché qui quelle determinate piante vanno meglio, la terra va meglio, ma il rispetto, questa storia familiare, di mettere il nome, questa è una bella storia da raccontare, brevissima, e vedi l'aspetto umano. Non ci hanno spiegato nemmeno chi c'è dietro dell'azienda, se è una SA, una corporazione anonima assolutamente, se è un investimento tedesco, se non sappiamo nulla, non ci hanno detto chi c'è dietro dell'azienda, non ci hanno detto né il nome di dove diventa, non ci hanno detto perché è là e no a Lecce, no? Tutte queste cose sono quello che rendono più interessante soprattutto per chi fa turismo, perché questa azienda è qui e non è un altro posto, no? Allora penso che si deve spiegare, e non ha fatto nulla referenza all'importanza nella presentazione, neanche lui ha detto chi era. 20 minuti, quando siamo avanti, prima di entrare nel quarto del buio, dove era la temperatura di 16 gradi, poi ha detto io sono responsabile di qualità, 20 minuti, fino a 20 minuti dall'inizio della visita non abbiamo saputo chi era. Io non c'ero ancora, stavo aspettando me. Ma sei il responsabile di qualità, te lo dico io. Allora, questa è una cosa, un'altra cosa sarebbe, come ha detto, meglio se va con il nome, dare una accreditazione al personale, no? Quello target, perché in più questo anche la messa in scena è importante. Far pensare. No, ma quando tu, se ti danno per indossare un oro o qualcosa, se ti danno un'accreditazione che alla fine devi ritornare, no? Una segnaletica come sei un visitante, tu in quel momento prendi coscienza che entri, cominci lo spettacolo, no? Questo è il rituale importante. Ti coinvolge. Ma il rituale,
Si può fare senza, sicuro di sì, l'abbiamo fatto, ma tutto questo l'involtorio è importante. Loro curano, sono molto curati con la presenza del pacco, il come dicono, il sobri attrapodori, no? Come era il nome? Sì, l'ho notato perché mi è sembrato... Salva Rome, si diceva, la bustina dove si mette, salva Rome per ritenere la Rome. Peccato, in quel momento che sono coscienti dell'importanza di ritenere la Roma, non ci ha fatto appellazione, la invocazione ai nostri sensi, no? Salva Rome, ma come se no, salva Rome, ma... approfitta quel momento un'altra volta per fare pensare all'importanza degli odori. Gli odori per gli umani è il primo senso che abbiamo quando siamo precedenti dei rettiliani. Il primo senso, l'olfatto, l'odore, è quello che è più potente quando sentiamo quell'odore di quando siamo bambini, che ci ricorda quell'odore dei bambini. Questo è per noi è una, il sentimento è importantissimo. Allora è peccato con quello che stiamo parlando. Stiamo parlando di erbe aromatiche, di salva odori. E in quel momento ci fa odorate. Allora, la benvenuta presentazione, ritorniamo dove siamo, abbiamo parlato. Penso che la benvenuta doveva fare un po', ha spiegato un po' il percorso che faremo, che poi non è stato veramente come ha detto. Per esempio ha detto non entreremo e sì, siamo entrati, no? In alcuna stanza. Per esempio penso che ci ha detto, se no non ricordo male, aveva detto i laboratori dove non entreremo. È possibile, lo ricordate così come io? Quando siamo in basso, giusto avanti la porta, in faccia alla porta del quarto del buio, penso che ci ha detto, io sono il responsabile di qualità, sto nel laboratorio analizzando la qualità, dopo di spiegare che cosa è la quarantena, deve vedere che no, io sono il responsabile, sto nel laboratorio che non vedremo, io ho sentito questo, poi siamo andati. E nel quarto, questa stanza, ricordo che non è stato bene. In questo caso, come? Sì, vuoi fare un commentario da alcuna... Soltanto raccontato e poi si è fermato più sull'analisi della materia prima, i laboratori, no? Più sulla sua professionalità, su quello che fa lui nell'azienda, no? Sì. Che cura la funzione qualità, insomma. Però il resto sicuramente non l'abbiamo visto. C'è un passaggio, un altro passaggio ci deve essere. Beh, allora. Sistema di pagamento non sappiamo come funziona, lo lasciamo senza. Avvertimenti ed informazioni sulle misure di sicurezza l'abbiamo visto già. Ci hanno dato alcuna sull'elemento di sicurezza? No. No? Avvertimenti ed informazioni sulle misure di sicurezza. Non la riservatezza. La riservatezza è un'altra cosa. Sicurezza non ci hanno dato nessun... No? Non ci hanno dato... Forse no, non aveva bisogno, ma non ci hanno detto nulla, no? Quello di dire non passate perché non c'erano le righe, fate attenzione, in alcune stanze può avere materie scivolanti per terra, fate attenzione, non ha fatto nessuna osservazione in questo caso.
Il kit sanitario non ce l'ha dato, probabilmente perché non ha bisogno. Io mi rifermo in questo caso, penso. Il discorso e il grado di interesse. Parliamo adesso del grado di interesse del discorso. Non stiamo dicendo se è qui è un po' diverso da quello che abbiamo detto prima. Qui stiamo parlando del discorso, il grado di interesse. Sì, quello che ha detto. Sì, mi sembra che è interessante. Sì, quello che ha detto, il grado di interesse. Tutti abbiamo capito bene come... Sì, ma adesso lui quello che ha detto era di interesse, sì. Poteva averlo fatto più attrattivo, sì. Messa in valore del mestiere. Non ne ha parlato, no? Beh no, ma come ha detto sulla produzione, su come avviene. Ah, io devo dire. Facciamo. Sì? 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 Ha fatto vedere le macchine, come avviene tutta la produzione. Delle macchine, anche in parte lo fatto. 1, 2, 3, 4 sì, 1 no, 2 no, 3. 5 messa in valore della del mestiere, messa in valore l'ha messo in valore il mestiere o no? Pensi? Di ciascuna del mestiere, l'importanza messa in valore di quello che sta facendo l'operaio. L'ha fatto? No, stiamo parlando di mestiere. No, allora singoli funzioni. Siamo parecchi 7-7. La cosa è, secondo me, ha messo in valore la produzione, il processo, la qualità e la primazione della qualità dei prodotti, bla bla. Ma l'importanza del mestiere di quello che va nell'orto botanico o quello che sta lavorando, questo è un punto importante per la produzione della propoli, questo signore questo non ha sottolineato sì, quello che sta facendo questo signore è importante, perché? per questo non l'ha fatto, non ha messo in valore concretamente il lavoro di nessuno come tutto il processo, sì, si cura la qualità, ma non ha sottolineato nessun lavoratore l'importanza del mestiere, l'importanza del mestiere, forse quello che ha fatto indirettamente, penso, di mettere in valore è il suo lavoro come responsabile di qualità, perché quello di cui ha parlato più, la qualità. È la sua responsabilità. Indirettamente ha parlato dell'importanza, ha messo in valore il suo mestiere come responsabile di qualità. Lo vedete? Soltanto questo. Non ha parlato degli altri, delle persone che sono... Ha messo in valore la tecnologia. La tecnologia sì, lo ha fatto. La durata della visita. Vi è sembrato... adeguata? Sì? Tutti siete d'accordo? Sì. Perché forse non lo sapeva. Ne lo dicono nella comunicazione? Sì. Se ha bisogno,
si fa una rimezza, ma io sono d'accordo con lui che quando la visita merita un'ora e mezzo, non puoi avere le persone un'ora e mezzo in piedi e ascoltando soltanto parole, parole, parole. Perché veramente sono le persone che siamo andati con una volontà di imparare conoscimenti e abbiamo fatto un esercizio intellettuale, ma non ludico. Non è stata un'attività ludica. Il turista che va con i calzoni, no, che viene dalla spiaggia, rosso come un gamberoni, va dopo un giorno in spiaggia, fa una visita all'azienda, questo signore si vuole divertire, sta in vacanze. Allora questa visita forse sarà noiosa per lui. E un'ora e mezzo sarà troppo. E se vanno con i bambini, no, meglio dire vietati i bambini, perché sennò i padri sarà una croce che dovranno portare tutta la visita, no? Perché è impossibile. Allora, durata della visita, sì, c'è un no, chi gli altri siete più d'accordo con il sì? Tu? No? Due no? Alcun altro? 12-2. Secondo me, penso che come si è fatto è un po' troppo lunga, per questo che vi ho detto, perché nella metà del percorso si mette un aliziente sensoriale, un aliziente visuale, un gioco, allora questo può durare 2 ore. Se tu ti diverti, hanno passato 2 ore, no? Ma può essere noioso mezz'ora, secondo sia la visita, no? E l'interesse del discorso, l'interesse delle persone che siamo andate per conoscere quello che vogliono spiegarci, ha fatto che abbiamo valutato che un'ora e mezza è stato bene, si è fatto bene, ma in genere quello che dicono che le visite devono essere, sono d'accordo con lui, devono essere loro. Se si vuole più tempo può durare più, ma dobbiamo allora fare questi ritmi, cambi di ritmi durante le visite. Non può essere tutto lineale come è stato. La nostra visita che abbiamo fatto ieri è stata assolutamente lineale, dall'inizio alla fine. Non c'è stato nessun... non c'è stato punti, tutto è stato piano, no? Non sono stato punti di di sorpresa, punti di tutto pi. Della guida? Sì? 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 Tu? Non ti vedo molto convinta? Sì, la presenza era corretta, hai fatto cose che forse non deve fare una guida, ma quando sono quelle di parlare con la mano in tasca o toccarsi molto il naso, quelle cose che sono abilità diciamo che una guida sa che non può fare, no? Ma la presenza è adatta, è una presenza adeguata come immagine dell'azienda, può essere una persona adeguata. Sì. Beh, immagine d'impresa, pensate che non è soltanto il fisico, pensate che ha rappresentato bene l'azienda? Sì. Vediamo, sì. No. No. Sì. Dal punto di vista aziendale, sì. Turistico, ma è generale. Rispetto a come è il sito, no. Come che signorina l'ha visto? No, non tanto. 9-5.
Io penso che come immagine d'impresa sia un'impresa molto seriosa, troppo seriosa. No, no, l'immagine d'impresa, se questa è l'immagine, penso che è un'immagine d'impresa e basta. No, anche dal punto di vista turistico, tu vai a vedere una impresa, si rappresenta un'impresa che fa molto bene le cose, che come immagine d'impresa, abilità di comunicazione, pensate che ne ha? Cosa ne pensate? No. No. Come? Ha ampi margini di miglioramento. Sì. Dovrebbe fare un master della comunicazione. Deve migliorare, però onestamente come tecnico è stata... unanimità nel no. Non diciamo lo buttiamo, ma questo è logico, perché questo signore sta, il suo lavoro è stare in un laboratorio Allora, come ha detto lei, visto che stiamo facendo il corso nel turismo industriale, no? Questo che noi dovremmo imparare oggi, in questi giorni di corso, quell'azienda nella maniera più assoluta ancora non ha l'approccio di turismo industriale. Quindi secondo il mio punto di vista, che io non sono nessuno, sono quello sotto la terra, dovrebbero secondo me fermarsi per un anno, studiare, dire cosa possiamo fare per, se lo vogliamo fare, far fare la visita. Se non fanno nulla, forse è meglio, perché rovinano le loro marche, secondo me. Beh, troppo stretto, questa è una conclusione molto forte, ma in questo caso stiamo valutando l'abilità di comunicazione, penso che abbiamo detto di no, non perché... Tutti abbiamo capito molto bene quello che ci ha detto, perché tutti abbiamo detto giustamente, se questo signore non si sa spiegare quel processo di produzione, allora si è una ruina questa visita, perché non è divertente, neanche abbiamo imparato nulla, allora andiamo, no? Dobbiamo sapere distinguere la informazione che ci ha dato di quello che è l'abilità di comunicazione, no? Comunicazione, nella gestione del gruppo, scusi, è legata molto all'immagine che dai, come ti muovi e come gestisci le mani. Eh sì. Ci sono vari tipi di comunicazione. Allora, l'abilità di comunicazione, ma io non sono d'accordo con un anno, penso che con 2 giorni sono... alcune cose che in 2 giorni può imparare questa persona, no, forse non è quella più adatta, forse non ha il profilo di un public relations, no? Ma ci sono alcune abilità che può imparare. La gestione del gruppo, cosa pensate? No, gestione del gruppo, l'ha fatto bene? No. No, no, gestione del gruppo, no, no, no. Ma tutto sommato sì. No, 1.13. Personalmente penso che va parecchio con gli altri, con l'abilità di comunicazione, abilità di guida. Infatti, non può andare scendendo le scaliere e spiegando cose quando 2/3 delle persone sono ancora nell'altro piano che non so cosa ha detto, o non riaggruppare il gruppo, non vedere se siamo tutti, la disposizione perché tutti mi sentono, parlare di spalle, cose che sono soltanto cose che deve ritenere qui, sono cose che devono dire, ma la gestione del gruppo veramente penso che non è stata fatta bene, perché lui è andato e gli altri fuori, no? Soltanto ha fatto un'azione di muovere il gruppo quando siamo nella sala della Propoli, perché
lui stesso non si sentiva quello che diceva con il rumore che c'era là. Ha detto: usciamo un momento al magazzino, e là ci ha spiegato quello che non si capiva nulla. Ma per necessità, per necessità propria l'ho fatto. No. Per carità, mai, mai. Stiamo dicendo cose perché questo può servire per lui per migliorare, perché sono sicuro. No. Sono sicuro che con 2 giorni, con queste istruzioni, questo signore può diventare forse una persona fantastica. No, forse sì, ma pensate, non lo sapete, ma ci sta seguendo per video streaming. Sì, sì, forse, cioè, ciao. Grado di conoscenza dell'azienda e dei prodotti? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente. Controllo del tempo, pensate che ha controllato il tempo? No. Diciamo? Sì. Sì? 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 Se lo mettiamo sì, sì. Come? La mettiamo solo, sì, ha controllato il tempo. Ha controllato il tempo. Sì. Secondo me sapeva giustamente che aveva disposizione un'ora e mezza, quindi per favore. Ok. No. 5 no, 9 sì. No. Se l'ha fatto, penso io che se l'ha fatto, l'ha fatto molto discretamente. Perché penso che è stato per caso, lui ha cominciato, spiegato e quando ha finito, finito. Fino a qui è finito l'euro, si chiude, fermiamo, no? Allora, penso che no, ha durato 1 ora e mezzo, non so, non lo sappiamo, ma penso di no. Non ha un controllo, l'ha fatto e ha durato quanto ha durato. Adeguazione del discorso al gruppo, questo l'abbiamo visto l'altro giorno, ma penso che abbiamo detto di sì, no? L'abbiamo con, non so il numero esatto che adesso, alcuni pensano che non è stato adatto. Qualcuno pensa che non era adeguato il discorso al gruppo? Uno no? Per me sì, è adeguato. Uno 13. 13. Non era una guida preparata, no? Quindi. Ok, andiamo avanti. Io penso che il discorso, non so, prima che deve facere quella guida e sapere chi ha in fronte. E che cosa aspetta della visita? Non so se lo sapeva. Allora, al risultato adeguato? Sì. Potevamo essere altre persone e non essere. Lui aveva fatto lo stesso discorso, penso io. Sapeva anche qual era, diciamo, la provenienza, no? Sì. Erano gli allievi di un corso, quindi. Un corso di che? Questo è interessante, sapere l'informazione che lui aveva. Cosa sapeva lui? La responsabile marketing penso che gli abbia detto, no? Quali erano gli ospiti. A questo punto non sappiamo se era adeguato. Sapeva il profilo delle persone che c'erano là e lo scopo del corso? Comunque è un corso come? Alla fine c'è tanta gente che è un corso misto, ci sono delle persone che possono sapere e le persone che non possono sapere nulla, quindi voglio dire è un po' relativo il discorso, no? Quella sede rappresentava dei potenziali turisti e l'effetto non è stato quello. Non lo sapeva.
Ma sei interessato per sapere chi eravamo? Questo è un punto a favore, questo è un punto a favore del ragazzo, perché si è interessato in sapere chi eravamo. Chi era? Sì, no, ha avuto l'opportunità, ma si è interessato. E poi l'altra cosa è che lui, secondo la risposta, avesse fatto un altro discorso, o forse sei stato lo stesso. Non sappiamo se è venditore o ad altri. Beh, in ogni caso, a noi ci ha convinto in generale. 13 uno. Non so se per caso, ma si va bene. Spazio adeguato per raccogliersi il gruppo. Siamo alla fine dell'avviso. Ritorno alle attrezzature materiali, non c'è il caso? Degustazione? No. Sì, no. E da un regalo. Cosa vi ha dato? Le tisane, quelle al finocchietto, che parlava tanto del finocchietto. A chi ha dato le tisane? A chi ha dato? Possibilità di acquistare il prodotto? No. Nemmeno? No. Possibilità di firmare il libro di visite? No, non c'è. Fotografia finale per il nostro conto. Questione di soddisfazione? Alcuno? No. Immagini, indagini sui prodotti. Pensate che ha approfittato la nostra visita per indagare sulle nostre percezioni? Zero. Come? No, non ce l'ha chiesto? No, no, non lo fa, no? Semplicemente non c'è. Non c'è. Tutto questo sta. Possibilità di lasciare i dati? No. Forse siamo della concorrenza, della competenza, forse siamo terroristi, forse siamo gente che vediamo dove possiamo mettere le piaghe per distruggere le piante, non sappiamo. No, no, non sa. E se poi vogliamo. Messaggio del rivederci stimolante? No. No, sapete cosa vuole dire stimolante? È quello lanciare l'ultimo sorriso e speriamo di ritornarci qui, assaggiate i nostri prodotti, sono tanto buoni per la salute. No. Nulla, E dopo la visita, pensate che faranno una valutazione con gli operai? No. Possibilità di migliorare le visite. Sì. Pensate che saranno disposti a farlo? Sì. Ma come? Come se non ci hanno chiesto cosa migliorerete? Se non ci hanno dato a noi un'indagine, un questionario. No. Stiamo parlando della visita. Questo possiamo farlo arrivare o no? Non so se lo faranno, ma loro si hanno preoccupato di avere la maniera di sapere come attraverso della nostra percezione possono migliorare le visite? No, perché non ci hanno. No, neanche soltanto quello di a partire dello parlato, perché nessuno ha detto. Nessuno ha domandato per andare al bagno, per esempio. Nessuno. Allora non possono pensare, dobbiamo offrire la possibilità di andare al bagno, né all'inizio né alla fine. Non c'è né un momento di pausa per andare, no? Pertanto è molto difficile che possano migliorare le visite grazie
a quello che le ha rapportato la nostra visita. Non lo sappiamo. Se ci ascoltano, benissimo, perché penso che possiamo aiutarli se vogliono migliorare. Loro possono fare statistiche dei visitatori? Forse possono fare una statistica numerica. Sumo 26 più, brum. Sumo, ma questo non apporta nessuna informazione. Né da dove venimmo, né se siamo maschi o no, possono intraprendere strategie di mercato. Impossibile, non possono estrarre nulla. Fanno anche comunicazione post visita. No? Lo sapete? Lo sapete se l'hanno comunicato alla prensa, se l'hanno detto, l'hanno comunicato il giornale della regione o se hanno messo nelle news del suo sito, ci ha visitato gli alunni del corso. L'avete guardato? Lo possiamo guardare adesso? Lo possiamo guardare se volete, ma anch'io sono nella vostra linea, eh? Penso che non l'avranno fatto, ma forse lo faranno. Se guardiamo, c'è chiaramente un aspetto di valutazione che vediamo. Diverse cose. Il riassunto, ve lo faccio io, ma potete provare poi contrastare se siete d'accordo. Adesso mi direte se siete d'accordo con me o no. Pensiamo che questi signori sono tanto gentili in accettare la visita, che hanno messo una persona che è chi può conoscere più e meglio l'azienda, e ci ha messo a nostra disposizione e si è spiegato tutto perché possiamo capire bene il processo di produzione, l'importanza della qualità, l'importanza eccetera, che ha fatto, ci ha mostrato, seguendo le istruzioni di sicurezza che loro hanno. Hanno detto esteriori fotografie sì, interiore no, che abbiamo fatto tutto il percorso di quello si può vedere, ci ha parlato del prodotto e della produzione. Hanno pensato, questo soltanto mostrare quello che fanno, non per chi fanno questa visita. Spiegano quello che loro fanno, ma non hanno pensato il profilo delle persone che verranno, quello che cercano nella visita. Soltanto imparare. E poi non hanno approfittato in questo caso la meraviglia che possono fare come azienda, con questo caso come una cosa vincolata con l'aspetto umano. Dall'antichità noi abbiamo i rimedi con erbe naturali, dai nonni. Tutto questo può appellare alla nostra storia, alla nostra conoscenza delle generazioni. Gli vecchi possono godere tantissimo se vanno a fare la visita, è un altro diverso modo di fare la visita. Si possono vedere, possono toccare, possono dire, ah, con questo noi lo facciamo un'infusione per il male di stomaco. Se tanto che è un vincolo, un rapporto interessantissimo del prodotto con le persone, l'aspetto umano. Poi l'aspetto del territorio, questa diversità di piante che sono proprie, autoctone del territorio e dove si fanno tanto, e che tu quando vai per la strada vedi gli ulivi e puoi sentire l'odore, le fragranze del Salento. Questo è l'aroma del Salento. Poi, sì, tutta questa parte della sensazione,
La sensazione non si è fatto nulla, non si è fatto assaggiare per l'aspetto medicinale, per l'aspetto della cosmetica, per l'aspetto della gastronomia, del sapore del Mediterraneo. Tutto questo è assolutamente vendibile, tutto questo è altamente attrattivo. E non hanno fatto nulla per questo lato, non hanno lavorato. Saremo d'accordo che non hanno pensato in assoluto in fare questa un'attrazione. Queste visite non hanno pensato che siano un'attrazione. Hanno una finalità didattica in quelle che fanno, annunciano nel loro sito, per soprattutto gli alunni, per gli studenti, per fare conoscere un po' le piante, ma basta. Il resto dell'anno pensano che se non si va della pianta là non possono fare nulla più. Questo non è vero. E poi non spiegano questo rapporto dell'imprenditore con il territorio, nella storia dell'azienda. Quest'altro aspetto che anche è spiegare l'azienda. Questo è anche spiegare l'azienda. Perché si chiama San Demetrio, non si chiama le erbe magnifiche, no? Non dico del Salento, le erbe ho un nome più in inglese, soprattutto in inglese, perché siamo tanto commercializziamo internazionalizzazione, allora mettiamo un nome inglese, no? Allora, forse si può fare in un altro modo, sicuro. Allora, e soprattutto, vediamo che non hanno scommesso per le visite, appostare? No, scommesso, non investito, io, quando tu giochi la ruletta, puntare, non hanno puntato per le visite come un canale di comunicazione, come un canale di promozione, neanche. Non pensando come un prodotto turistico, come un'attrazione turistica, non l'hanno fatto, neanche per attirare, acquistare, riuscire a tenere informazioni da prima mano dei visitatori. Perché l'abbiamo visto che il dopo la visita, tutti i 14 vanno alla diritta, al no, non l'hanno fatto. Quello vuol dire che non hanno approfittato le visite, non lo approfittano. Questa è la conclusione. Non hanno approfittato, sono gentili di ospitare, attendere la visita, spiegano quello che fanno, ma non cercano di comunicare altre cose, che messe anche il valore dell'azienda e quello che fanno. Però è strano, non ha senso. No, ma questo ma forse non ci hanno pensato che questo è possibile. E questo turismo d'impresa lo possibilita. Forse è interessante che loro sanno che possono diventare un'attrazione maggiuscola dal Salento. Semmai ha anche un buffet. Allora io con la famiglia vado, visito la fabbrica e poi so che mi posso fermare anche a mangiare. Ecco, allora che diventa azienda turismo. Sì, ma ci sono. Sì, ma è l'azienda deve pensare, questo mi interessa. Per esempio, abbiamo visto Cadbury che fanno cioccolato. E hanno fatto un parco tematico, esatto. Perché il cioccolato, i bambini, le signore, i signori, tutti
piacciono, tutti amano il cioccolato, allora tutti hanno fatto uno, ma non ha nessuna correlazione il cioccolato con l'Inghilterra, no? Beh, ma è una referenza in questo momento per andare a visitare, se tu vai vicino a Birmingham, penso che è a Birmingham, tu troverai in tutta l'offerta turistica le visite a Cadbury, no? Allora, quando si tratta di un'azienda che in più ha un rapporto tanto forte con la terra, come può essere queste, perché quando, sì è vero, quando uno, io non sono stato mai a Salento finora, ma no. La mia immagine è questa, ulivi, sole e campi con odori di erbe, rosmarino, di questi, questo è il canti delle... Questa è l'immagine, forse stereotipata, sicuro di sì, ma è l'immagine che globalmente nel mondo può aversi da questa parte. Allora, loro, San Demetrio, può diventare veramente questa immagine, quello che uno può associare semplicemente, lo vede naturale, come chi va a Champagne visitare le cave dove fanno il Champagne, nella regione della Champagne francese, allora qui potrebbe essere anche un'attrazione di primo ordine e che si può, che è logico andarlo a vedere dopo un giorno di spiaggia, no? O quando piove, non so. Ma adesso andiamo nell'ultima parte. Rapidamente, quali pensate che sono i punti forti di San Demetrio, delle visite a San Demetrio? Cominciamo per te. I punti forti. Non l'hai scritto? Eh? Non l'hai scritto? Non avete fatto il... Ai ai ai. Il sistema organizzativo dell'azienda, quello mi è parso. Questo ti sembra attratto di più? Sì, punto forte? Perché comunque è un'azienda, una grossa azienda, e se ne vedono poche nel Salento, quindi diciamo. Tu pensi che questo è quello meglio che possono mostrare? Cioè, che sono un'azienda che molto organizzata? No, scusi, io comunque sto facendo riferimento a quello che hanno mostrato nella visita, quello che potrebbero mostrare. Adesso forse dire. Non quello mi... che potrebbero un attimo, forse io non mi ho spiegato bene quando ho fatto la domanda. Sì, perché forse qui avete ponderato i punti forti della visita che avete fatto. Ok, allora facciamo questa prima valutazione. Se l'avete tutti l'avete fatto con questa interpretazione? Tu l'hai visto come potenzialità che ha. Ah, le potenzialità. Perché pensiamo che questo è mea culpa, perché io vorrei andare adesso, non quello che abbiamo fatto, questa parte sarebbe quello che potrebbe fare. Okay. Cosa possono fare? Possono fare. Va, punto forti. Quelli che avete fatto la risposta, pensando che dovete rispondere sopra quello che avete visto, fate l'intervenzione alla fine per poter pensare desde quest'altro punto di vista, di dire l'agenda di San Demetrio ha questi punti forti. Un'altra cosa è che non ce l'ha mostrato e non l'hanno fatto, ma ce l'hanno questi punti forti, questa è l'idea. Allora potete intervenire alla fine per scambiare, se pensate che si deve scambiare qualcosa, se è lo stesso, è lo stesso. Loro hanno una forte organizzazione, almeno dall'apparenza io, e quindi possono fare ancora più promozione, cioè secondo me è il punto forte che deve essere organizzato un pochino di più. Io ho scritto una cosa che può sembrare curiosa, ma non, per me non è curiosa, è che dimenticano di fare un omaggio, perché poi dopo ho messo la degustazione in un altro punto. Ma questo non è un punto forte adesso, no. Perché non lo fanno? No,
che tu non lo pensi fanno. Che un punto forte potrebbe essere che facciano sì, il dono. Sì, perché rientra nella pubblicità, nella commercializzazione, cioè tutta una serie di legami che ci sono. Cioè io l'ho spiegato così, da ignorante diciamo, no? Però alla fine, cioè io quando parlo di organizzazione aziendale non intendo solo che tutto è perfetto, che le macchine sono perfette, no, proprio tutta una politica che loro hanno, ma deve essere un po' smussata e aggiustata in altre cose. Questo intendo. Vedo se io interpreto quello che vuol dire, pensando non in quello visto, sino in quello che si può vedere, quello che si può fare. Penso che tu pensi che un punto forte è che è un'azienda molto ben organizzata e questo permetterebbe, se vogliono farlo, potrebbero fare... Loro hanno degli strumenti, ma non sanno suonare bene. Beh, d'accordo, questo sarebbe un punto debole allora. Che non... Punto debole ce l'hanno. No, ma tu il punto forte pensi che è un'impresa organizzata, quindi possono farlo. Possono farlo. Ok. E l'altro sarebbe che possono fare un dono. Sì. Perché se tu vai a vedere una fabbrica di componenti per macchina, ti danno un pezzo di... Questo non è un dono. No, un pezzo di marmitta no, ma un modellino della macchina. No, ti possono dare qualsiasi altra cosa di merchandising. Se no? La Ford mi regala una macchina, sei contenta, insomma. Però non in quel senso, però qualcosa che richiami quello che io ho fatto là dentro, quella che è l'azienda. Ok, un dono è una potenzialità che hanno. Ok. Allora, secondo me, per un'azienda del genere, i punti di forza sono prima di tutto il fatto appunto che tu puoi dare una sensorialità incredibile all'esperienza che fai fare alle persone. Poi anche per prodotti del genere, secondo me, è proprio un grande punto di forza il fatto che in chi va c'è una percezione positiva di quello che fai. Cioè l'erboristeria, le erbe officinali, cioè non suscitano negatività. Cioè qualcosa che ti fa pensare al contatto con la natura e quindi parti da una posizione avvantaggiata rispetto ad esempio a una casa farmaceutica vera e propria, dove i medicinali hanno effetti positivi, però si dice anche tanto di male dei medicinali, delle case farmaceutiche e quant'altro. Un attimo che non mi ricordo. Ah, e poi secondo me un altro punto di forza è proprio la possibilità di far vedere tutta l'intera filiera del prodotto. L'intero ciclo del prodotto, sì. Cioè partire dalla raccolta fino all'inscatolamento. Questo, voglio dire, rispetto a un'azienda che ad esempio lavora sul semilavorati o cose del genere, secondo me è un punto... Possono mostrare dall'inizio alla fine tutto il processo, dall'orto botanico a quando esce con il pacco che tu puoi acquistare nel supermercato.